Siccome tante volte sono stata accusata di aver strumentalizzato Stefano e la nostra vicenda e siccome mi è stato anche detto che ho voluto e voglio far politica, io dico che quella che noi abbiamo fatto in questi anni è politica, è la vera politica, la politica di cui abbiamo profondamente bisogno. E io 10 anni fa ero una persona completamente diversa, oggi so quanto è vero che di indifferenza si può morire. Io credo che andrò avanti per questa strada e anche con l'associazione che porta il nome di mio fratello per dare voce ai tanti ultimi di cui che sono veramente tanti e che ahimè sono destinati a diventare sempre di più e che non hanno voce. Mi viene proprio da ridere a parlare di Salvini, sembra vivere su un altro pianeta perché nei commenti di ieri non si è reso conto che quello che è successo ieri sono state delle condanne per omicidio preterintenzionale, la droga non c'entrava assolutamente nulla, devo pensare che forse ancora sotto gli effetti del mojito, non mi spiego. È successo qualcosa, secondo me è stato veramente un momento storico. E parlare in quella maniera insomma vuol dire che proprio non si rende conto di quello che dice. Non siamo più soli come eravamo soli 10 anni fa e come Stefano è morto da solo. E io lo capisco, se all'inizio mi faceva uno strano effetto, la gente mi fermava e mi diceva grazie, oggi comprendo perfettamente di quanta gente si riconosce in noi, nella mia famiglia, in quel senso di frustrazione che ci ha accompagnati per anni, senso di frustrazione che appartiene spesso ad ogni normale cittadino quando si trova a scontrarsi con istituzioni che improvvisamente diventano ostili, anche nelle questioni più banali, la burocrazia, ognuno di noi almeno una volta nella vita ci è capitato, il fatto che la gente si riconosca in noi vuol dire che Stefano non è più soltanto un problema della sua famiglia, ma un problema dell'intera collettività e questo ci aiuta a dare un senso a tanta sofferenza sua prima e nostra di tutti questi anni.